Telestudio8.it presenta Sport Winner, ciclismo e mountain bike, un programma di Fabrizio Gulmini. Amici ciclisti, un saluto a tutti da parte di Fabrizio Gulmini. Eccolo lì, il mitico Museo dei Campionissimi. Mi trovo a Novi Ligure, provincia di Alessandria. Da qui parte il circuito Coppa Piemonte Challenge Nikon Trofeo Hersel per la stagione 2012. Circuito che come sempre seguiremo per l'intera stagione e quindi a questo punto spazio alle immagini registrate dal nostro Roberto Genovese. La nostra sintesi si apre con le immagini del centro storico di Novi Ligure, dunque cartolina iniziale, panoramica e soprattutto turistica di questa bella cittadina dalla quale partirà tra pochi istanti l'undicesima edizione della Gran Fondo Dolci Terre di Novi con l'organizzazione dell'assessorato allo sport del comune. Qui intanto ci siamo trasferiti presso il centro fieristico, siamo di fianco al Museo dei Campionissimi. Da qui partirà tra pochi istanti questa undicesima edizione di una gara che ormai è entrata nel cuore di migliaia di ciclofondisti. Tra l'altro tappa di apertura per quanto riguarda l'edizione 2012 del circuito Coppa Piemonte Challenge Nikon Trofeo Hersel. E a proposito di Nikon ed Hersel, due partner storici che accompagnano ormai da molti anni il circuito Coppa Piemonte e che anche per questa edizione 2012 hanno riconfermato la loro veste di main sponsor insieme naturalmente ad altri piccoli sponsor che contribuiscono a rendere davvero grande e soprattutto unico questo circuito. Ancora una volta segnale importante in termini di partecipazione, 1600 iscritti, 1500 i partenti e soprattutto una quota abbonamenti del circuito Coppa Piemonte che ancora una volta non solo è riuscita a mantenere i numeri della scorsa edizione andando oltre le 900 unità, ma soprattutto riuscendo anche ad incrementare ulteriormente. Questo è un segnale inequivocabile che dimostra la qualità di questo circuito e di conseguenza l'apprezzamento da parte dei ciclofondisti. Giustamente il nostro regista Roberto Genovese sta indugiando con le immagini nelle griglie per dare modo alla maggior parte di voi amici granfondisti di potervi rivedere. Tra l'altro una caratteristica importante all'interno di questo nostro filmato è che sì, daremo spazio alla testa della corsa, ma ci saranno numerose immagini proprio dedicate a tutti i vari gruppi. Lo vedremo subito dalle fasi di partenza, dove avremo una clip molto lunga di circa 6 minuti che andremo ad intercalare ovviamente con le immagini della corsa, ma vedremo praticamente dal primo all'ultimo partente. Intanto vediamo le immagini delle atlete professioniste in campo femminile della Chirio Forno d'Asolo, invitate in qualità di super ospiti a questa edizione numero 11 della Gran Fondo Dolci Terre di Novi, insieme anche ad altri neoprofessionisti in ambito maschile. Dunque una festa anche del territorio che accoglie questi grandi campioni e in veste di speaker tra l'altro abbiamo visto anche Editha Puccinskaite insieme a Paolo May. Continuiamo dunque a vedere queste immagini delle griglie di partenza, tra pochi istanti vivremo davvero grandi emozioni. Al centro dell'inquadratura, proprio di spalle alle atlete professioniste della Chirio Forno d'Asolo, abbiamo visto Enzo Garassino, assessore allo sport e vice sindaco del comune di Novi Ligure, con lui anche la figura immancabile a livello organizzativo di Cesare. Intanto siamo con le immagini sulla partenza, è il chilometro zero, tra l'altro bisogna ricordare che i primi 4 chilometri saranno decisamente a velocità controllata, questo naturalmente per questioni di sicurezza che va soprattutto tutelata in queste manifestazioni e in modo particolare è un punto fermo nella Coppa Piemonte. Ecco, vediamo tutti i caschetti e le maglie colorate di questi 1500 granfondisti, li vedremo davvero tutti attraverso questa lunga clip di immagini proposte dalla nostra regia. È un modo davvero per dire grazie a tutti coloro che ci seguono con grande attenzione e che ci auguriamo continuino a farlo anche per l'intero circuito Coppa Piemonte in questo 2012. Ricordo a questo proposito che sul nostro sito internet ufficiale www.telestudio8.it trovate oltre
alla sintesi anche la galleria fotografica che è stata realizzata in occasione della Gran Fondo Dolci Terre di Novi, un'altra piccola novità che abbiamo introdotto per questo 2012. Continuiamo dunque a seguire queste immagini che si alternano tra la zona di partenza e invece quella che è la velocità controllata, come ben segnalato in questo momento dalla nostra regia. E allora manteniamo questo doppio riquadro. Quando vediamo alla destra del teleschermo la testa della corsa, siamo al settimo chilometro, vedrete un atleta che sta tentando di allungare sul gruppo che si mostra decisamente compatto in questo leggero tratto in salita. Ovviamente da soli 3 chilometri è iniziata la gara, perché dal chilometro zero al quarto chilometro il tutto si è svolto nell'ambito della velocità controllata, è partita dunque la gara e quindi aspettiamoci davvero delle grandi emozioni. In entrambi i casi però, come possiamo vedere da questo doppio riquadro, quello che colpisce è davvero la partecipazione numerosissima, è sempre un grande spettacolo e allora godiamocelo davvero fino in fondo. Alla destra del teleschermo seguiremo le fasi della corsa, alla sinistra invece continueremo a vedere le immagini del gruppo partito dal chilometro zero. Siamo a Villa Vernia, 12° chilometro di gara, qualche flash naturalmente anche per quanto riguarda la gara al femminile e poi soprattutto dobbiamo ricordare quelli che sono i chilometraggi di questa 11ª edizione della Gran Fondo Dolci Terre di Novi, una gara che prevede due percorsi, naturalmente quello lungo 130 km 1900 metri di dislivello e il percorso del medio fondo 105 km in questo caso 1400 metri di dislivello. Queste dunque le due segnalazioni importanti. Intanto siamo arrivati a Cassano Spinola al 18° chilometro di gara, questo naturalmente è quello che possiamo seguire alla destra del teleschermo, mentre alla sinistra continuano a sfilare davanti alle nostre telecamere in fase di partenza quelli che sono gli atleti che hanno partecipato a questa gara. Vedete uno spettacolo davvero straordinario e ci sembrava giusto dare spazio a tutti i vari protagonisti numerosissimi. Attraverso questa soluzione tecnica riusciamo così a riunire insieme le fasi di corsa, la testa del gruppo e naturalmente tutti i protagonisti che hanno reso unica questa gara. 26° chilometro di gara, Vargo testa della corsa, davanti c'è Paolo Castelnovo e l'Unione Ciclistica Ezio Bornia dunque che sta tentando attraverso il suo portacolori di imporre ritmo. Jamie Barro dei Vigili del Fuoco di Genova prova naturalmente a ricucire lo strappo e insieme a lui ci provano anche Davide Galdo del team Edilcase e Davide Aufiero, compagno di squadra della testa della corsa, ovvero di Castelnuovo. Questo dunque è l'aggiornamento da parte di Radio Corsa in questa prima frazione di gara, gara che comunque ci mostrerà la qualità degli atleti in corsa sia in ambito maschile e naturalmente in ambito femminile, quindi una gara che vuole ancora una volta ricordarci, oltre all'aspetto sportivo ed agonistico, anche la bellezza di questi territori, di questi paesaggi e soprattutto dell'importanza storica di questi luoghi. Siamo nelle terre di Fausto Coppi e Costante Girardengo, non a caso la partenza che è avvenuta dal Museo dei Campionissimi, che tra l'altro vedremo in una delle prossime clip. L'invito come sempre è quello, se non l'avete ancora fatto, di andare a visitare questo luogo straordinario. Intanto attenzione, perché siamo arrivati al 30° chilometro di gara, la testa della corsa che vede un gruppo compatto decisamente molto nutrito, sono state azzerate dunque tutte le azioni di fuga da parte dei protagonisti di cui vi abbiamo dato conto qualche istante fa, soprattutto l'azione di Paolo Castelnovo che è stata azzerata e quindi situazione che resta immutata almeno sino a questo momento. Abbiamo però già intravisto quelli che potranno essere in ambito maschile i protagonisti di questa edizione numero 11 della Gran Fondo Dolci Terre di Novi. Una gara che
ha visto non solo una partecipazione molto nutrita, come abbiamo citato all'inizio della nostra telecronaca, con 1500 partenti su 1600 iscritti, ma soprattutto ha visto la presenza anche delle atlete professioniste della Chirio Forno d'Asola e naturalmente insieme a loro anche di professionisti in ambito maschile. Intanto Emiliano Paiato al 32esimo chilometro prova ad allungare rispetto al resto del gruppo questa azione in solitaria da parte di Emiliano Paiato, che seguiamo con attenzione con le nostre telecamere. Eccoci in primo piano su di lui, ci prova a vedere di rompere quelli che sono gli equilibri almeno sino a questo momento, ma naturalmente aspettiamoci anche la reazione del gruppo, che comunque non sta tardando a farsi sotto. Eccoli inquadrati in questo momento, vedete, situazione che diventerà davvero difficile per Paiato. E infatti qui al 38esimo chilometro cambia di nuovo la testa della corsa con Camussa, Castelnuovo e Mandrile, i primi tre uomini al comando. Dunque Emiliano Paiato ha dovuto così desistere almeno per il momento, ma la gara è ancora lunga e le sorprese, come amo spesso dire io, sono davvero dietro l'angolo. Intanto continuiamo a seguire questa azione da parte del gruppo di testa e intanto in questo momento siamo arrivati anche al 40esimo chilometro, alla galleria Garbagna, sempre alla testa della corsa, immagine molto bella e suggestiva, ed ora ci porteremo in quello che è il momento che finalmente comincerà a farci vedere la corsa vera e propria, ovvero i campioni della gran fondo e del medio fondo. Divisione dei percorsi al 43esimo chilometro di gara, vediamo queste belle immagini, questa bella apertura tra questi due gruppi. Noi naturalmente continueremo a seguire il tracciato lungo, ma abbiamo spazio ancora per alcune immagini che ci propongono queste suggestive riprese della suddivisione dei percorsi tra quello gran fondo di 130 km e quello della medio fondo di 105 km. Siamo sulla testa della corsa del lungo a Montebore con Paolo Castelnuovo, 51esimo chilometro di gara, dunque nuovo tentativo e soprattutto nuovo attacco di Paolo in questa azione, davvero in grande forma, si è fatto già vedere in più occasioni in diversi punti del tracciato di gara. Qui intanto Pier Giorgio Camussa a soli 10 secondi dalla testa della corsa, porta colori della Bike Evolution e insieme a lui anche Fabrizio Mandrile. Dunque vedete che i distacchi sono decisamente contenuti tra Paolo Castelnuovo e i suoi inseguitori, soprattutto tra la seconda e la terza posizione. Gara che naturalmente ci tiene incollati agli schermi, sia naturalmente del televisore ma anche del PC, per coloro che ci seguono da internet. I protagonisti sono proprio quelli che abbiamo appena visto. Ritorniamo proprio su Paolo Castelnuovo, sullo sfondo vedete gli altri inseguitori, forse hanno perso decisamente qualche secondo in più, almeno a giudicare da questa immagine, ma siamo sicuri proprio Camussa e Mandrile cercheranno di riprendere Castelnuovo, generando sicuramente un'altra azione avvincente che continueremo a seguire con l'ausilio delle nostre telecamere. Mandrile invece ci sembra più affaticato in questo tratto in salita, dunque giochi decisamente aperti comunque per tutti. E siamo arrivati al momento della pubblicità, ci fermiamo un attimo. Sport Winner ritorna tra poco ancora una volta con le immagini riguardanti la sintesi della tappa di apertura del circuito Coppa Piemonte. A tra poco. Sport Winner, ciclismo e mountain bike, un programma di Fabrizio Gulmini. Ed eccoci qui per la seconda parte di Sport Winner, speciale dedicato alla tappa di apertura del circuito Coppa Piemonte Challenge Nikon Trofeo Hersel. E allora ritorniamo alla sintesi. E rientriamo in cronaca diretta con le immagini della testa della corsa. Siamo al 60esimo chilometro in quella di Derniche. C'è ancora Paolo Castelnuovo, Unione Ciclistica Ezio Bornia là davanti. Vedete con quanta grinta sta pedalando e insomma ci aspettiamo davvero una grande finale di gara. Intanto gli inseguitori sono a 20 secondi con Casartelli, Barro e Camus. Vedete un terzetto davvero molto molto agguerrito quando sono solamente
esattamente 20 i secondi che separano la testa della corsa dal primo gruppo degli inseguitori, poi c'è un altro troncone di inseguitori distanziati di ben 50 secondi. E intanto, mentre noi seguiamo alla destra del teleschermo le varie fasi di gara, alla sinistra la regia ci sta proponendo invece le immagini del Museo dei Campionissimi. Proprio davanti al Museo dei Campionissimi vediamo le immagini di Fausto Coppi e Costante Girardengo, ed è proprio dedicata a questi due grandi campioni del ciclismo di Novi Ligure il Museo dei Campionissimi. E siamo entrati con le nostre telecamere all'interno di questo straordinario museo, un percorso storico e soprattutto culturale importantissimo, non solo per l'aspetto sportivo e quindi del ciclismo, ma anche proprio per l'importanza che questi due grandi campioni e il mondo delle due ruote a pedali ha su questo territorio. E naturalmente noi non potevamo esimerci dal rendere omaggio a questo Museo dei Campionissimi. Davvero, quando la storia del ciclismo la si respira in questo museo, non è una frase fatta, è proprio la sensazione che si prova ad entrare al Museo dei Campionissimi. L'invito davvero per coloro che ancora non ci sono stati a fare una visita a Novi Ligure, perché ne rimarrete davvero entusiasti, come entusiasti ne siamo rimasti noi girando tra le sale per riprendere e documentare un piccolo spaccato di quella che è la bellezza del museo. Ovviamente per ragioni di tempo non possiamo farvi vedere tutto, ed è da qui che nasce l'invito a visitare il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Intanto siamo ritornati sulla corsa, all'81esimo chilometro di gara il gruppo si mostra decisamente compatto, dunque tutte le azioni che abbiamo visto in precedenza sono state azzerate e si riparte nuovamente da zero. Noi però intanto ci portiamo sulla linea del traguardo, perché adesso c'è l'epilogo per quanto riguarda la mediofondo. Abbiamo visto Gianni Noli, un'altra figura chiave per quanto riguarda l'organizzazione di questa gara, ed eccoci su Yuri Gorini, è lui il vincitore che arriva in solitaria sul traguardo di Novi Ligure, braccia alzate per lui, conclude così nel migliore dei modi questa gran fondo sul tracciato del medio fondo. Rivediamo con l'ausilio del replay il momento dell'arrivo di Yuri Gorini, e ricordiamo Genetic Cycling Team, la sua società. Qui intanto Cesare, altra figura importantissima per quanto riguarda l'organizzazione, e siamo sulla finale di gara e soprattutto completamento del podio per il secondo e terzo posto con Giorgio Rappaccioli e Davide Gallo. Tra poco conosceremo anche i loro rilevamenti cronometrici. Chiude così la pagina in ambito maschile, qui intanto arrivano anche gli altri protagonisti di questa gara e gli occhi sono naturalmente puntati anche sull'epilogo della gara in ambito femminile. Ricordo, questi sono gli arrivi per quanto riguarda la medio fondo di 105 chilometri. Siamo pronti dunque, così come il pubblico e Renato Angioi, coordinatore del circuito, per vedere la protagonista in ambito femminile, la vincitrice, ovvero Raffaella Palombo. Alle sue spalle la Cabella e quindi la Cuella. Ma lasciamo dunque le immagini della Palombo per passare alla grafica per riepilogare i risultati. Yuri Gorini vince con il tempo di 2:42:50, secondo Giorgio Rappaccioli 2:43:40, terzo Davide Gallo 2:43:42, quarto Davide Aufiero 2:44:11 e quinto Luca Roberi 2:45:13. Classifica femminile, vince Raffaella Palombo in 2:58:05 davanti a Patrizia Cabella 3:02:12, terza Monica Kuhl 3:06:42, seguono al quarto posto Valentina Natali 3:06:43, quinto posto per Costanza Fasolis 3:12:26. E adesso le interviste. È stata dura perché l'ho voluto fare dura, praticamente ero in fuga con altri tre atleti del lungo, al bivio mi sono trovato solo, tutto da solo ho fatto, mi sono rientrati in due persone e il gruppo vicino a 20 secondi, ho tenuto duro, l'ho ristaccato in salita e non so come ho fatto, c'era anche vento contro, ce l'ho fatta a rimanere in vantaggio. Ecco, dammi un giudizio anche su questo tracciato di gara, che sulla carta dovrebbe essere meno impegnativo e invece... È durissimo perché non c'è un metro di pianura, poi c'è quei rizzoni di 5 km, tutti di vento contro, è stato tremendo, guarda. La vittoria, guarda, sinceramente davvero ci speravo, perché qua la sento davvero di casa,
Siamo tanti tra l'altro a partecipare della mia cittadina, allora è un po' una corsa anche tra di noi e quindi sono molto contenta di questa vittoria. Senti, una gara tutt'altro che semplice, con un tracciato che comunque ti mette davvero al gancio. Sì, molto, perché parti forte, continui forte e le salite le fai sempre forti, io sono sempre lì a rincorrere, rincorro tutti questi ometti che poi all'arrivo ti scattano sulla... Ti fanno la volata. 5 gare disputate da inizio stagione, 3 vinte, direi un'ottima media. Sì, sono strafelice, contentissima. Ritorniamo con la nostra telecronaca sulla testa della corsa. Siamo al 99esimo chilometro in quella di Castellania, 40 secondi di vantaggio per Jamie Barrow del gruppo Vigili del Fuoco di Genova. E quando parliamo di Castellania, naturalmente partono le immagini da parte della nostra regia nel paese che ha dato i natali al grande, grandissimo Fausto Coppi. È doveroso davvero ricordarci ed omaggiare questa grande figura e questo grande campione di tutti i tempi, perché la gara passa proprio in quella di Castellania e tra l'altro si sta avvicinando sempre di più alla grande finale della gara. Alla destra del teleschermo la testa della corsa, quando intanto i chilometri sono 110 su 130 finali. Naturalmente noi andremo a sintetizzare le ultime fasi di gara, però godiamoci ancora qualche immagine alla sinistra del teleschermo del paese di Castellania. Un altro invito naturalmente a visitare questi luoghi straordinari in cui si respira davvero il ciclismo senza tempo. Attenzione, perché sono davvero gli ultimi istanti, gli ultimi chilometri per il gruppo di testa della corsa. Una sfida davvero lanciatissima tra Paolo Castelnovo, che è stato sicuramente il più attivo in questa gara, insieme a Pier Giorgio Camussa e Jamie Barrow. Vedremo chi sarà il protagonista e soprattutto il vincitore, chi salirà sul gradino più alto del podio. Per il momento le posizioni sono davvero serratissime, quindi ci aspettiamo una finale davvero entusiasmante per questi grandi protagonisti. Nel gruppetto anche il portacolori del team Cinelli Glassengo, Roberto Napolitano. Pochi istanti davvero ed entreremo in quel di Novi Ligure per affrontare l'ultimo tratto di gara, ricordo sui 130 km complessivi. Eccoci entrati in quel di Novi Ligure, situazione che non è assolutamente cambiata. Tra l'altro si mescolano in questo frangente gli atleti del percorso lungo con quelli della medio fondo, 500 metri al traguardo, ci portiamo ormai sul rettilineo d'arrivo, situazione che vi abbiamo detto sarà un pochettino confusa proprio per la sovrapposizione tra i due tracciati. Napolitano che invece è leggermente staccato dal gruppo di testa, mentre hanno preso il volo i tre protagonisti, se la giocano davvero alla grande per quanto riguarda il tracciato lungo. Teniamo d'occhio la parte sinistra del teleschermo per vedere quali saranno i protagonisti. Qui intanto l'immagine frontale, questi non sono gli atleti del lungo ma sono dietro la macchina del direttore di corsa, ed è gran finale per quanto riguarda la gara maschile, vinta da Pier Giorgio Camussa davanti a Jamie Barrow e Paolo Castelnovo. Adesso però rivedremo con l'ausilio della nostra seconda moto di ripresa, vedremo il finale di gara rallentato in modo da cercare di cogliere ancora meglio l'iniziativa da parte del gruppo di testa della gara maschile. Alla sinistra del teleschermo, come vedete, allunga decisamente Pier Giorgio Camussa della Bike Evolution Rodman Team, che va così a vincere la gara, ma i distacchi sono davvero minimi. E allora andiamo tra pochi istanti a riepilogare quello che è il risultato anche a livello di tempi, non prima però di aver visto qualche altra immagine dei vari protagonisti della medio fondo che intervallano un po' gli atleti che invece concludono la gran fondo, e poi soprattutto occhi puntati sulla gara femminile. Eccola qui la protagonista, la vincitrice, arriva in solitaria davvero con una bella margine di vantaggio. Lei si chiama Cristina Leonetti, portacolori del team Cinema Glassengo, vince davanti a Anna Maria Nugna e a Maria Budasu. Eccola qui la vincitrice insieme al suo team manager Enrico Cavallini di Playful. Riepiloghiamo i risultati a partire dalla gara maschile. Pier Giorgio Camussa vince in 3:30:50, secondo Jamie Barrow 3:30:51, terzo Paolo Castelnovo 3:30:52, quarto Roberto Napolitano 3:31, quinto Emiliano Paiato 3 ore 33 minuti 32 secondi. Classifica femminile, sul podio Cristina Leonetti
Paletti vince in 4 ore 07.22, seconda Maria Budasu 4 ore 18.09, terza Anna Maria Nunia 4.18.10, quarta Monica De Palma 4.23.01, quinta Elenia Polti 4 ore 26.39. Sì, dai, è andata bene, sono contento perché quando poi ho visto che siamo riusciti a riprendere Barro, che era l'attacco, e allora me la posso giocare, eravamo in quarta, sapevo che più o meno ero il più veloce, quindi è andata bene. Occhi puntati per quanto ti riguarda anche sulla Gran Fondo di casa, la Gran Fondo Casera del prossimo 22 di aprile. Sì, visto che la mia squadra organizza per il primo anno la Gran Fondo, ci terrei a fare bene anche lì, ecco. Adesso è tra poco, tra una quindicina di giorni, quindi speriamo che anche quella vada bene. Pier Giorgio, qualche piccola anticipazione sul tracciato di gara, visto che sono le tue zone? Beh, io non ho ancora provato, sono sincero, però ammetto che è molto impegnativo, alcune delle strade le conosco e sarà, secondo me, una gara molto combattuta. È sempre durissima, oggi infatti non ho iniziato bene, ho fatto tanta fatica e ho tenuto duro, dopo alla fine mi sono sbloccata e è andata bene, però non ho ancora una buona condizione, delle buone sensazioni, spero appunto correndo di trovarle, di migliorare, di sentirmi bene, ecco. Per me è importante tagliare il traguardo sapendo di aver fatto una buona prestazione. Oggi non era proprio così, la vittoria è venuta lo stesso e va bene così perché fa morale, quindi è comunque un motivo per andare avanti. Si conclude davvero nel migliore dei modi anche la gara maschile e femminile per quanto riguarda il tracciato lungo e si conclude davanti al Museo dei Campionissimi che vi invito ancora una volta a visitare qui a Novi Ligure in provincia di Alessandria. Ed ora ascoltiamo il primo cittadino, Lorenzo Robbiano. C'è da essere molto soddisfatti anche di questa edizione perché mi dicevano che dalle altre parti c'è un calo di partecipazione, mentre invece in questo caso noi aumentiamo di nuovo rispetto allo scorso anno, 1700 iscritti, 1500 partenti, quindi mi pare che il risultato sia più che positivo. È chiaro che la città dei campionissimi, la città del ciclismo, non potrebbe fare a meno di manifestazioni come questa, anche se per anni, dobbiamo essere sinceri, non abbiamo avuto manifestazioni di questa grandezza e di questa importanza. Quest'anno, ripeto, ci confermiamo una delle città che ospita una bellissima manifestazione che vede protagoniste le nostre terre, le dolci terre di Novi, e quindi penso che chi questa mattina ha fatto i percorsi, ha avuto anche modo di trovarsi in una situazione molto bella in mezzo al verde, tra le colline e tra i nostri migliori paesaggi. È il momento della vestizione delle maglie dei leader di categoria, si parte dai protagonisti del tracciato per la medio fondo, a seguire eccoli qui, i protagonisti invece dei tracciati lunghi, quelli del gran fondo. Immagine finale dedicata a Camussa e Leonetti, rispettivamente vincitori in ambito maschile e femminile, premiati da Paola Scaglione in rappresentanza di Nikon, e si chiude così la prima tappa della Coppa Piemonte. Siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata di Sport Winner dedicata interamente alla sintesi della prova di apertura del circuito Coppa Piemonte Challenge Nikon Trofeo Hersel. L'appuntamento per quanto ci riguarda è rinnovato come sempre la prossima settimana con, in questo caso, Area Team, la nostra nuova trasmissione che si occupa delle squadre e degli atleti. Coppa Piemonte invece dà appuntamento a tutti il prossimo 22 di aprile, dove ci rivedremo per la Gran Fondo Casella. È davvero tutto da Fabrizio Gulmini, buone corse a tutti e alla prossima settimana. Telelestudio8.it ha presentato Sport Winner, ciclismo e mountain bike. Arrivederci alla prossima puntata.